Terza giornata di campionato, si sfidano allo stadio comunale di Piancastagnaio, Pianese e Flaminia. Benvenuti gentili amici sportivi da Angelo Nai e Simone Alfieri. Condizioni diverse per le due formazioni, parlacene un po', Simo. Allora, Pianese che viene da una vittoria in casa contro Scandicci, conquistata con grande impegno, e un pareggio strappato nell'ultima giornata dal Cascina all'ultimo respiro. Invece Flaminia vediamo che è una situazione un po' di crisi, ma è un po' difficile dirlo dopo due partite, viene da una sconfitta e da un pareggio, difficile la loro situazione, da capire oggi devono sforzarsi contro di noi per cercare la vittoria. A livello difensivo è forte anche davanti, perché ci segna anche, ma... attenzione, palla sul secondo palo, la palla sta lì e di nuovo occasione Cascina, sì, Flaminia, parlavamo di nuovo di Cascina. Convitto in mezzo, attenzione, buona Folino! E c'è il gol di Folino! Il vantaggio della Pianese! E sì, le prende tutte in difesa, ma anche in attacco. La Pianese passa in vantaggio con il suo uomo più in forma forse della difesa, Folino. Partita eccezionale ed oggi, ne avevamo parlato anche con Mister Baci nell'ultimo match, oggi Folino si guadagna quello che si è meritato in questi ultimi match. Convinto nei piedi, punta l'uomo, se ne va convinto, in movimento, convinto, converge, convinto! Mamma mia, che azione del 10! Gran guizzo da parte sua. Simeone allargato per palma dopo, attenzione, anticipa bene Madino che calcia! Mamma mia, di nuovo occasione per la Pianese. E applausi del comunale Pianese che sta uscendo alla lunga. Gagliardi. Da esterno ad esterno da Pianese, muove la palla, convinto, super stop, attenzione tunnel, convinto, attenzione finta di nuovo, convinto se ne va, convinto, mamma mia che giocata da parte di convinto, che si la standing ovation del comunale, ha fatto di tutto, stivaletta, viene spinto, non c'è nulla forse qua, si spende un giallo tattico, no, attenzione velocità. Iniziamo questo secondo tempo subito con un cambio, Davide Seminara, attenzione, convinto, punta, convinto, se ne va, convinto, palla gol per la Pianese, mamma mia che giocata, la palla al 10, deviata, convinto, gli fa spazio all'esterno, convinto, lo serve, palla eccezionale, attenzione, lo stop di Palma che calcia, calciato alto Palma da posizione vantaggiosissima. Hanno già preso i 12 cinghiali. Convinto, finta, e invece attenzione, forse calcia, è quarta, è un po' lenta questa soluzione, attenzione, battuta di seconda, Simeone viene, gioca benissimo qua, forse c'è un fallo. E forse c'è un fallo, non viene fischiato, fallo abbastanza palese, ma spinge la Flaminia, tocco in mezzo, attenzione, palla messa sul secondo palo, faccio il gol, gol della formazione ospite, il gol della formazione ospite, sbaglia tutto all'esterno della Pianese, e ha segnato la formazione ospite, gol forse viziato da un fallo, diciamo che il gol viene viziato da un'uscita, forse con fallo, attenzione, palla bassa, attenzione di nuovo, convinto, 2-1 della Pianese, ha segnato l'uomo più in forma, è decisivo, convinto, la Pianese si conquista quello che voleva, se lo meritava assolutamente, e subito trova la Pianese, ne abbiamo parlato ora, la Pianese pensavamo che non riuscisse a trovare subito lo spunto, invece Flaminia disattentissima, forse un po' per nuvole. Sì, poi questi falli spezzano la partita, quindi va anche a vantaggio della Pianese. Attenzione, è ammonito Iacullo. La Pianese perde un uomo al minuto al minuto 81. Iacullo è espulso. Iacullo esce bene adesso Condai e si accende la Pianese. Si accende la velocità di Condai. Condai fino in fondo. Condai. Ha segnato la Pianese, la chiude qua Condai, che gol di Condai, ha saltato tutti e finisce qua il match del comunale, la Pianese chiude la partita, chiude grandissimo Condai, falcata,
è arrivato, ha tirato con grande fiducia e ha trovato la rete sul finale, chiudendo definitivamente la partita. Flaminia steso.